Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Spazito. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, eccoci. No, non ve l'avete perso il 60 News, non contavamo di non farlo questa sera, siamo qui con qualche minuto di ritardo, siamo in diretta, ecco, per almeno un paio di occasioni, insomma, di ragioni, uno per il protrarsi delle trasmissioni che hanno preceduto e anche perché c'è stato un consiglio comunale dell'ospite protagonista, anche l'ospite che tra poco vedrete, Locri si evince, c'è il vice sindaco, possiamo già inquadrare, vice sindaco Raffaele Senato, benvenuto in trasmissione, anche per il protrarsi del consiglio, perché c'era un consiglio comunale proprio oggi pomeriggio previsto. Benvenuto in trasmissione, volevo un attimino spiegare perché poi abbiamo preso un po' di filoni, di correnti, di pensiero, anche di sviluppi qui al nostro 60 News, perché ero partito una decina di giorni fa volendo parlare di Natale, intrattenermi un po' con i protagonisti del Natale di questo lembo di terra in Calabria, ma anche siamo a fine anno e volevo intrattenermi con degli amministratori qua dei comuni, anche quelli più importanti della Locride, per capire e fare un po' il bilancio delle loro attività e parlare un po' di prospettive, quindi di 2020. E questa appunto una di queste occasioni, ce ne saranno delle altre, ma Locride, partiamo con la città più importante di questo lembo di terra, non me ne voglia Siderno, ma insomma la storia è lì. Raffaele Senato è il vice sindaco di Locride, siamo a fine 2019 e quindi vogliamo trarre subito un bilancio di quella che è stata questa attività. Voi avete un mandato, siete stati confermati, rieletti 2018-2023, quindi siamo appena agli inizi di questa seconda legislatura, ma di questa seconda legislatura possiamo già trarre un bilancio di questa attività, nuova attività? Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, un bilancio più che positivo, anche perché, come diceva lei prima, c'è stata una continuità amministrativa, quindi siamo stati riconfermati nel 2018 dopo 5 anni e quindi abbiamo potuto già incassare i primi risultati. E uno su tutti, il risultato della raccolta differenziata. Differenziata che in grande ritardo è partita per diversi motivi, soprattutto burocratici, e il 23 settembre proprio di quest'anno anche Locri, che era l'ultima città, la più importante come diceva lei, storico-culturale, ma l'ultima città che non riusciva a fare la raccolta differenziata, ce l'abbiamo fatta grazie soprattutto anche ai nostri concittadini che hanno subito dal primo momento sposato appieno la raccolta differenziata. Era tanto il desiderio di poter fare la raccolta differenziata, sono arrivati anche preparati perché c'era la raccolta stradale, quindi la gente già iniziava a fare la raccolta differenziata, però già nei primi 3 mesi di bilancio siamo con i dati che ci sono già stati inviati pari al 60%.
Lei si pensava, insomma, che fosse stato così poi in poco tempo, no? Difficoltà enormi iniziali, perché era anche un discorso di cultura, perché io mi ricordo, anche passando, perché poi non è che siamo a lunga distanza, no? Roccella, Locri, spesso uno si trova a passare e assistevo a quegli spettacoli indecorosi, insomma, di cumuli di rifiuti per le vie anche più importanti di Locri. Poi la svolta epocale, sono spariti i cassonetti, poi è sparita la spazzatura, poi è cominciata la differenziata e già da subito, in pochi mesi, alti numeri di differenziata. Sì, alti numeri. Si immaginava anche questo processo? Ma sinceramente no. Sinceramente non ci aspettavamo subito un impatto così positivo. Ecco perché ringrazio proprio i concittadini che sono stati perfetti rispetto a questo e continuano ad essere perfetti, anche se all'inizio c'è stato qualche disguido sull'organizzazione, però poi ormai siamo a regime. Frazione organica pura al 98%. Assolutamente. Numeri pazzeschi. Questi numeri pazzeschi, quindi questo sta a significare quanto bene differenzia il cittadino Locrese. Locri che comunque. Vabbè che è sede di diocesi Locri, ma come ha fatto anche Sainato a catechizzare il cittadino? Ma non hanno. Vabbè, abbiamo fatto un processo preparatorio. Abbiamo dato tante informazioni, poi abbiamo dato altri tantissimi strumenti ai cittadini. Lo strumento dell'InfoPoint, per esempio, che è uno strumento che tutte le persone hanno apprezzato e è usato, si stanno rivolgendo. Non abbiamo pensato solo alla raccolta differenziata, per esempio stiamo, per quanto riguarda gli ingombranti, noi ritiriamo direttamente a domicilio, quindi si prenotano e le persone a domicilio vengono servite dalla ditta che ha vinto l'appalto. Abbiamo inserito all'interno dell'appalto la pulizia della città, quindi i cittadini si trovano una città pulita sempre ogni giorno. Decoro urbano, sì. Il decoro urbano. Abbiamo inserito anche la pulizia della spiaggia, che non faremo solo nei periodi estivi, ma sarà fatta anche nei periodi invernali, dopo le varie mareggiate, quindi ci sarà un intervento anche sulla spiaggia. Quindi abbiamo istituito, e qua dal prossimo mese di gennaio andremo a consegnare le compostiere, che dà la possibilità ai cittadini di avere anche un risparmio sulla Tari, quindi fino al 30%. Quindi in una famiglia. Ecco, questo è fondamentale, questo passaggio è fondamentale, perché poi la gente sempre chiede, anche negli altri comuni succede questo, sì, però vogliamo in cambio qualcosa. In cambio intanto la qualità. Siamo bravi, però insomma. In cambio intanto la qualità del servizio. La qualità del servizio. Sì. Dopo la qualità del servizio, sul risparmio che si riesce a fare sulla differenziata, possiamo decidere di fare investimenti nuovi oppure ridurre la tariffa. Un primo investimento che abbiamo fatto sempre all'interno della tariffa è proprio questo di consegnare la compostiera domestica e anche commerciale, perché anche chi ha la possibilità di avere un terreno dove poter inserire la compostiera all'interno del terreno e quindi poi creare il compost può tranquillamente farlo e naturalmente avrà un beneficio sulla tariffa. Questo, ripeto, in una famiglia media di 3-4 persone che può andare a risparmiare 100-120 euro all'anno è comunque un buon risparmio. Ripeto, e questa è la grande scommessa che ci siamo dati all'inizio. Lo scoglio estivo è stato indolore o cosa? Ma lo scoglio Perché estivo è stato indolore. Il test probante è proprio l'estate. Nella misura in cui non era partita la raccolta differenziata. La nostra raccolta differenziata è partita il 23 settembre. Quindi è partita subito dopo l'estate, quindi il primo appuntamento estivo sarà quest'anno, nel 2020, però già le persone sono abituate. Ma già mi pare un periodo preparatorio che c'è stato, l'inizio differenziata, di prove. L'abbiamo fatta, la differenziata all'interno dei locali estivi. Esatto, i locali estivi noi abbiamo fatto questo tipo, a settembre quella vera e propria, abbiamo fatto la consegna, quindi da luglio e agosto abbiamo fatto la consegna dei mastelli e poi abbiamo dato. Quindi avete già testato le difficoltà estive? Assolutamente. Dove sì. Anche a Locri la popolazione ha un po' di difficoltà estive, però la vera differenziata è partita dal 23 settembre in poi. Quindi da quel momento, ripeto, era una scommessa, era un impegno fatto da questa amministrazione, un impegno portato a termine e un impegno che, ripeto, non mi stancherò mai di sottolineare, che grazie soprattutto alla maturità dei nostri concittadini. Questa è una certificazione, poi
occorre anche la consapevolezza, non so quanto ce ne sia in lei, che qui non è come l'aereo, no? Che si mette in quota e poi va, insomma, e qui bisogna anche stare in quota, nel senso che poi sì, bisogna mantenere il servizio, l'entusiasmo anche del cittadino. Dice bene lei, bisogna mantenere il servizio, soprattutto bisogna raccogliere da parte dei cittadini quali sono le cose che perché non vanno. Che basta una leggera turbolenza e poi migliorarci. Tenga conto che nel momento in cui noi abbiamo tutto il territorio ha subito il blocco per i conferimenti, Locri non ha risentito. Perché? Perché abbiamo organizzato in modo tale da non far risentire ai nostri concittadini, perché una differenziata che parte da poco, dopo un mese bloccarci e quindi ritrovarci tutti i rifiuti per strada, per noi sarebbe stata una sconfitta per noi e per i nostri concittadini. Abbiamo trovato soluzioni alternative che poi si sono sbloccati grazie anche all'intervento dei sindaci, che devo fare un plauso alla conferenza, quindi alla presidente dei sindaci neoeletta, ma a tutti Belcastro, ma anche agli altri, che sono riusciti a dialogare, ma soprattutto a stilare un calendario, e un po' alla volta siamo andati, abbiamo conferito l'arretrato e poi piano piano siamo tornati al regime. Certo, questa è una cosa che può ripartire, il blocco del servizio spalmato con equivalenza in tutto il territorio, perché tutto il territorio è abbastanza vasto. Assolutamente sì, ogni città aveva un giorno per poter conferire e ricevere. Sì, no, dico in loco, c'è questo servizio che voi lo garantite in tutte anche le contrade. Assolutamente, ma noi, tenga conto, lo garantiamo tutti i giorni da lunedì a sabato, escluso la domenica. E stavo dicendo prima, non solo le concessioni, noi siamo sede di tribunale, siamo sede di casa circondariale, abbiamo l'ospedale, abbiamo tantissimi uffici, scuole di ogni ordine e grado, quindi tenga conto qual è la difficoltà per una città come Locri, che ha 13.000 abitanti ma deve dare i servizi per almeno 25.000 persone, quindi le risorse sono per 13.000 ma il servizio deve dare per 25, e quindi un po' di difficoltà ci potrebbe anche essere nell'immaginario. Come si immagina il futuro? Abbiamo i prossimi mesi? I prossimi mesi? L'estate, se vogliamo. L'estate abbiamo già parlato con la ditta, abbiamo già detto che deve sicuramente aumentare qualcosa sul personale, perché deve aumentare il numero del personale, quindi dovrà prendere anche dei dipendenti per quanto riguarda il periodo estivo, quindi aumentare, perché aumenta anche la popolazione che tornerà, che verrà in estate, che oggi ha la casa chiusa ma in estate quindi aprirà, più uscite, più raccolte, e quindi c'è la possibilità, e quindi abbiamo più turni. Noi per esempio abbiamo fatto un calendario per il calendario natalizio, noi abbiamo insieme concordato con la ditta qual era il rifiuto maggiore da dover poter ritirare, tenendo conto che abbiamo due giorni Natale e Santo Stefano, siamo stati fermi come saremo fermi il primo e il 2 di gennaio. Però vi dico, in tempo abbiamo comunicato ai cittadini e in tempo ai cittadini, con grande difficoltà, perché tenga conto, rimanere due giorni da noi, il periodo natalizio, quanto umido si fa, e la gente comunque con grande sacrificio ha mantenuto, e quindi all'interno i rifiuti, quindi differenziando e mantenendo i rifiuti e portarli all'esterno nel giorno. Ecco perché dico la grande collaborazione dei cittadini, la grande la grande maturità della città di Locri. Per il resto l'ambiente, ecco, come è migliorato in questi anni di vostra gestione, di vostra amministrazione? L'ambiente, lei si inserisce su anche sul verde in generale, anche sul verde, sul decoro urbano, so che avete cominciato a mettere mano ai marciapiedi. Sul decoro urbano stiamo incassando tutto quello che abbiamo fatto nei 5 anni precedenti. Quello che avete programmato abbiamo negli anni precedenti. Già portato in appalto, sono già iniziati i lavori del viale Matteotti. Ecco. C'era qualche polemica sugli alberi, ma abbiamo dimostrato che le polemiche stanno a zero, perché se passate già il primo lotto che la ditta ha consegnato, nel primo lotto abbiamo già ripiantato gli alberi, non alberi piccoli ma già cresciuti, quindi di una dimensione tale, già visibile, quindi quello che si diceva che siamo quelli che vogliamo tagliare gli alberi più non ripiantarli o portare il grigio invece del verde, sono smentite, ma queste sono chiacchiere da social che qualcuno ogni tanto, non avendo voce sul piano politico, si inserisce sui social a dire la sua, qualcuno gli va dietro, però la maggior parte dei cittadini lo smentiscono durante i social, ma poi noi lo smentiamo direttamente sul campo, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a fare. Ma questo è normale, la minoranza, insomma, per esempio anche recentemente abbiamo sentito di altre polemiche, no?
sulle luminarie a Locri, insomma. Ma le polemiche sulle luminarie a Locri, noi abbiamo puntato in questi 7 anni, abbiamo puntato e siamo andati sempre con Locronice, quindi voi sapete che si apre la stagione. Ma purtroppo invernale. Dobbiamo parlare di queste cose, sai, Nato, nel senso che poi la gente vuole anche queste cose. Vuole soprattutto queste cose. Sì, ma è stato un crescendo. Magari bada poco alla struttura. Noi siamo partiti e qua devo fare un applauso al collega Fontana che ha è un maestro su questo, è partito piano piano. Noi l'abbiamo seguito, ma ci abbiamo creduto. Abbiamo partito occupando la piazza. La prima cosa che abbiamo fatto il primo anno, abbiamo occupato la piazza. Non avevamo grandi risorse, non c'era la copertura. Poi piano piano è stato un crescendo, abbiamo coperto prima metà piazza, oggi ci ritroviamo una piazza completamente coperta, è un salotto. Non solo la Piazza dei Martiri completamente, siamo arrivati alla nuova, sì, alla nuova villetta comunale, dico, creando la possibilità a diverse... Oggi Locronice? Cos'è oggi Locronice? Trovi tantissime offerte, trovi offerte per i bambini con Locronice Baby, trovi offerte culturali, trovi poi la possibilità anche per i meno giovani e poi c'è il live per i ragazzi da un certo orario in poi. E quindi poi c'è l'appuntamento del 31, della notte di San Silvestro, quindi la gente scende in piazza in modo gratuito, quindi si scambia gli auguri, ma poi partecipa con questa manifestazione che in parte contribuisce il comune, ma in parte contribuiscono chi lavora all'interno di quella struttura, le attività che lavorano in queste fanno un investimento. Certo. Chi lavora, perché poi le polemiche stanno a zero, ma nessuno... Che mi pare che sia che avete accentrato tutto quanto lì nelle piazze principali, abbiamo fatto una scelta. E in periferia, in altri luoghi. Abbiamo fatto una scelta. C'è poco segno di Natale. La scelta è quella del segno di Natale. Noi siamo un comune in dissesto, quindi le risorse sono poche. Abbiamo migliorato sempre la Locronice, quindi la possibilità ai bambini di venire a pattinare. Attenzione che il comune in dissesto è una parola chiave che dobbiamo usare anche per altri argomenti che tratteremo anche qui in questa sede. Sì, no? Questo è un passaggio importante. È un comune in dissesto che comunque sta rimanendo... È come una bottiglia tappata, attenzione perché non puoi... No, è una bottiglia tappata. Il dissesto traccia una linea col vecchio e nuovo, quindi noi dobbiamo essere sul nuovo bilancio, lo stiamo dal 2008, sul nuovo bilancio dobbiamo capire come sono gli investimenti, dove investire e cosa... E noi investiamo oggi in inverno per quanto riguarda Locronice, in estate con gli eventi culturali, col Giugno Locrese e altro. E qui abbiamo, e qui vanno i complimenti all'assessore Ramo, alla cultura, assessore Sofia, che più volte siamo riusciti a fare un Giugno Locrese, a dare un taglio al Giugno Locrese completamente diverso. Certo. Cosa che avviene pure nella vostra Roccella, visto che sono qua su Roccella, oppure avviene a Siderno, ognuno ritaglia il proprio spazio. Noi abbiamo dato la nostra linea politica, linea politica che è stata apprezzata dai cittadini, perché se nel 2018, la gente queste cose se le aspetta, nel 2018 vinciamo col 70%, un motivo c'è. Quindi non c'è, è una lista civica, tutti per Locri, non ha colore politico, siamo stati votati da tutti, siamo stati da centro, da destra e da sinistra, quindi la gente ha avuto sia l'offerta culturale, sia l'amministrazione, sia la pulizia, sia gli investimenti sui lavori pubblici. Siamo stati premiati per la bravura di aver fatto determinate cose, ma anche per il coraggio di aver fatto altrettante cose, ad esempio quello di aver smascherato, scoperto, messo al bando i fannulloni. Ma noi non abbiamo messo a bande fannulloni, noi abbiamo detto che bisogna lavorare, ci sono delle regole, che poi è un sistema consolidato questo, che riguarda, noi abbiamo detto, lo diciamo francamente, riguarda tutti i comuni. Servono le regole, la legalità, e quando il cittadino che viene al comune deve trovare il dipendente, lo deve trovare disponibile a dare una risposta, che non deve essere per forza sempre positiva, perché può essere positiva o negativa. Chi non fa il proprio dovere purtroppo va a casa su indicazione dell'amministrazione, nel senso che denunce pubbliche, come ha fatto anche il sindaco, poi le conseguenze, quindi c'è stata un'attività di indagine da parte sia della Guardia di Finanza che dei Carabinieri, hanno visto che evidentemente c'era qualcosa che non andava in qualche dipendente e hanno proceduto con la contestazione. A noi dispiace questo, perché comunque però
avranno modo di giustificarsi all'interno di un processo, chi fannulloni, i cosiddetti fannulloni, come avranno modo, anche se non ci sono le possibilità di giustificazione, sicuramente purtroppo si pagheranno in prima persona. Le ho posto qualche riflessione lieve, ma qualche altra grave la vorrei porre, perché poi c'è, e anche questa è un po' la madre di tutte le domande, diciamo che ha aiutato in tutti questi processi, in questo processo, anche l'aver dato una bella spolverata alla comunità, perché fino a qualche tempo fa imperava la criminalità organizzata. Ma questo è stato veramente una sinergia. Come si è fatto, come si è convissuto, ma come si è liberati. Si è liberati. E oggi i risultati come li accogliamo? È una sinergia tra amministrazione, tra cittadini e l'arma dei carabinieri, la magistratura, la guardia di finanza e la polizia. La gente ormai giustamente ha trovato il coraggio di denunciare, denunciare l'illecito, che poi può essere un illecito fatto da una persona normale, come se da un mafioso. Le indagini fatte in modo serio portano risultati seri, e quindi è quello che la gente vuole. Quindi abbiamo liberato degli spazi, ci sono liberati degli spazi. La gente è più libera, l'amministrazione è più libera. Assolutamente, l'amministrazione è più libera. L'amministrazione il nostro mandato è quello di amministrare, secondo le regole. Chi sbaglia paga, sbaglia il dipendente paga, sbaglia il politico paga, sbaglia l'imprenditore paga, chi ancora vuole continuare a delinquere sull'Ocri, quantomeno sull'Ocri, ha sbagliato indirizzo. L'Ocri ha cambiato pagina, e continuiamo ad avere come tutti i comuni problemi, ma l'Ocri ha cambiato pagina, l'hanno capito i nostri cittadini, ci sono stati vicini i nostri concittadini, c'è stata gente che ha trovato anche il coraggio di denunciare in una terra che non è semplice la nostra, anche la denuncia, dall'altra parte ha trovato chi li ha ascoltati, mi riferisco all'Arma dei Carabinieri, piuttosto che alla Guardia di Finanza, piuttosto che alla Polizia, la magistratura hanno fatto indagini serie, l'indagine serie poi porta una conclusione. Quindi abbiamo una città più libera, chi ha sbagliato pagherà, una volta che pagherà può tornare tranquillamente libero, soprattutto di non fare gli stessi errori, perché se si continua a fare gli stessi errori. Certo, ci rammento un po' quali sono le linee, gli indirizzi politico-amministrativi di questa seconda legislatura, di questo altro governo a guida calabrese. Stiamo puntando di portare a termine con il decreto sulla legge Fortugno tutti gli interventi sulle scuole. Proprio l'altro giorno siamo stati premiati con la scuola materna il Virgilio, tra le prime scuole d'Italia, e il sindaco calabrese è andato direttamente a Roma, a Palazzo Chigi, dove si parla l'Ocri in modo positivo, per una struttura fatta in legno, fatta all'avanguardia, soprattutto con massima sicurezza, 10 aule, ma avete potuto di vederla, di venirla a visitare, quindi sotto l'aspetto della sicurezza, ma anche, dobbiamo dire, sotto l'aspetto della realizzazione. E non veniva realizzata un'opera così bene e velocemente all'Ocri, non ricordo da quantissimi anni, quindi anche un plauso anche alla ditta che ha realizzato l'opera. Quindi con tantissima serenità, all'interno di una città dove tutti avevano forse paura di investire o venire a lavorare, invece sono state create le condizioni tali, soprattutto, ripeto, da chi lavorava, da chi amministra, dai carabinieri e quant'altro, per dare tranquillità e sicurezza, e così è stato. E quindi dicevo, continuiamo questo percorso. Certo. Proprio l'altro giorno abbiamo mandato i mutui alla richiesta alla Cassa dei Corsi e Prestiti per fare altri lavori a altre scuole. Inizieremo con il completamento dell'Istituto Maresca, dietro il Palazzo della Cultura, alla Corte del Comune, l'ex immobile del liceo scientifico verrà riqualificato, quindi verrà all'interno, la nostra intenzione è fare una pinacoteca proprio accanto al Palazzo della Cultura, quindi ritengo che i primi giorni dell'anno inizieranno i lavori, sarà riqualificato, quindi un'altra opportunità per i giovani, per lo sport. In Contrada Liceo sarà riqualificato un campo da calcio, anche là in erba sintetica, quindi le diverse squadre, le diverse discipline possono tranquillamente giocare. Sì, ce ne sono diverse belle realtà per quanto riguarda i bambini, dove noi puntiamo molto. Sono le private che oggi utilizzano lo stadio, associazioni sportive oggi utilizzano lo stadio, poi si possono dividere anche tra il comunale, il
il Giuseppe Macri e il nuovo stadio che sarà, che già c'è, però verrà tra Sant'Antonio e Via Cusmano. Bravo, Sant'Antonio e Via Cusmano. Via Cusmano, anche lì c'è stato con buon sicurezza una riqualificazione del Sant'Antonio, sia dello stadio a 11, più è stato fatto un campetto a 5, sì, più all'interno del centro salesiano, anche lì siamo intervenuti con ripeto, un buon sicurezza. Ci saranno altri interventi sulle scuole, ci sarà, stiamo partecipando anche a un nuovo progetto per quanto riguarda il cosiddetto Plesso Scarfò, un mega progetto, un mega finanziamento, quindi noi metteremo mani a tutto il mondo scolastico, sì, con, come giusto, sì, che anche sia, l'alberghiero con il decreto che vorrebbe vedersi realizzato. L'alberghiero, ecco, all'alberghiero a giorni sarà fatto il bando, abbiamo avuto rassicurazioni da parte della città metropolitana che tante cose non sono andate bene in questi 5 anni, nemmeno in questo inizio, da parte della città metropolitana, ma almeno questa stiamo riuscendo a... Cioè fin qui l'amministrazione, poi il resto magari compete alla magistratura, il discorso insomma incancrenito, sì, no, di Euroscuola. Ma quello è un problema che vediamo come finirà. Abbiamo un immobile completamente chiuso, noi non possiamo utilizzarlo, quindi là non possiamo intervenire. Mi auguro che a breve si chiarisca la vicenda e che venga restituita la città, perché sì, su quell'immobile sono stati spesi 5 milioni di euro da parte, certo, della città metropolitana all'interno del decreto Fortuny. No, io sono qui al servizio, noi siamo qui al servizio dei cittadini che vogliono sentirsi dire alcune cose di fondamentale importanza, però lei mi ha provocato prima perché io e lei siamo appassionatissimi di calcio, di sport. Posso chiedere sull'annata calcistica, come dire, in agrodolce? Ma è un'annata calcistica che non immaginavamo di poter ripartecipare al campionato d'eccellenza, perché le vicende sono note, siamo scesi dall'interregionale. Si erano perse le speranze, poi alla fine si è trovato un gruppo con a capo l'avvocato Mollica, tentato di ridare entusiasmo, di non perdere quell'entusiasmo che c'era comunque l'interregionale. All'inizio le cose andavano benino, poi adesso navighiamo purtroppo in acque a metà tra i play-out e la possibilità dei play-off. Non è semplice. No, ma piuttosto sulla Serie B, sulla Serie D piuttosto vorrei sentirla, perché insomma si è persa una categoria importante in maniera, insomma, ma sulla Serie non B nessuno, tanti anche un po' in maniera ingenua. Ecco. Tanti sacrifici economici, tante cose che non sono andate bene, perché sotto questo aspetto non siamo un paese fortunato. Una volta che arriviamo a Roma non riusciamo a vedere il Papa. Insomma, noi siamo arrivati la seconda volta che arriviamo anche in interregionale. Anche perché gli errori erano ben visibili e anche a distanza di tempo, perché erano già visibili a gennaio, quindi c'era tutto il tempo per riparare eventualmente, no? Sì, per aggiustare, rimediare. C'era il tempo per riparare, però ne paga le conseguenze un territorio, perché voi sapete che Locri è una città che quando le cose vanno bene vive anche di calcio, quando le cose vanno bene è partecipata non solo dai cittadini di Locri ma dall'intero comprensorio. C'è uno stadio che si presta bene per poter venire, per poter gustare una partita di calcio. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di ospitare con il Palermo, se non sbaglio. Pensavo mi parlasse del Centro Federale, che pure insomma oggi abbiamo anche il centro federale, qualcosa di enormemente prestigioso. Mi auguro che Locri possa, perché può tranquillamente fare l'interregionale, merita di fare l'interregionale Locri come comprensorio, che si trovano le persone, le risorse economiche per poter affrontare un campionato interregionale. Già è costoso il campionato d'eccellenza, è costoso anche il campionato regionale. Quando si opera si sbaglia, perché se non si opera non si sbaglia, si fanno cose positive e cose negative, sì, però ritengo che le persone che hanno operato sia in interregionale che in regionale vanno sempre ringraziate, perché non è semplice fare calcio, non c'è un guadagno, si investono solo soldi, si possono solamente perdere soldi. In una città dove tantissime sono discipline sportive, tanti sono i sportivi, e dove però per quanto riguarda le strutture qualche problema c'è pure, tipo il palazzetto. Il palazzetto dello sport, c'è un problema sul palazzetto dello sport che abbiamo più volte affrontato con la città metropolitana. Lì è la città metropolitana, sì. Che siamo sempre là a risolvere il problema, ma questa è una città metropolitana che, devo dire la verità, in 5 anni è stata completamente assente, non solo sulle strutture sportive, non solo sul Locri, non solo sulle scuole, no, anche sulle strade. Se noi vediamo la Locri Gerace in 2 punti che è caduta da 3 anni, la città metropolitana che aveva la competenza per intervenire non è intervenuta. Se guardiamo la problematica delle scuole, dal liceo classico piuttosto che del liceo scientifico, se in questi anni non interveniva il comune di Locri,
mediocri, proprio a sopperire alla mancanza della città metropolitana, questi sono i risultati. Studenti sbandati, insomma, studenti sbandati, si danno lo considerano completamente assente, quindi non c'è stata questo. Paghiamo, abbiamo pagato gli errori della regione Calabria, ma abbiamo pagato i grandissimi errori anche della città metropolitana. Chi doveva rappresentare? Spesso c'è l'amministrazione a fronte, uno vede che è responsabile, che è il comune, invece no, dietro insomma ci sono altre responsabilità che vanno ben indicate e dette ai cittadini. Il cittadino si rivolge sempre al comune, esatto. Il comune cerca sempre di avere una sponda sulla città metropolitana. No, quindi è bene chiarire, insomma, quando lo statuto dà la possibilità il sindaco di città metropolitana è il sindaco di Reggio Calabria, ok? Quindi quando il sindaco di Reggio Calabria, che può nominare tranquillamente il vice sindaco, nomina un consigliere eletto di Reggio Calabria, abbiamo detto tutto. Quando tranquillamente poteva scegliere un consigliere o della Locri o della Piana, che conosceva il territorio, poteva tranquillamente dare risposte più sul territorio. Invece gli ultimi finanziamenti sulle attrezzature sportive, sugli impianti sportivi di 2 milioni di euro, non abbiamo preso un euro né la Locri né la Piana, è andato a finire tutto a beneficio di Reggio Calabria. Questo vi fa significare che cosa vuol dire amministrare, amministrare bene o amministrare per una certa parte. Certo. Quindi la poca correttezza da chi doveva dare a questo territorio della Locride, come doveva dare la stessa parità per la Piana, non dimenticando l'area grecanica e non dimenticando Reggio Calabria. Ma non è modo di fare politica. Ma se il sindaco Falcomatà ha sostituito il bilancio del comune di Reggio Calabria in predissesto, non potendo fare interventi, con il bilancio della città metropolitana, il dato è tratto. Quindi questi errori politici che noi paghiamo e che comunque la città deve sapere nel momento in cui va a votare, ma soprattutto siccome il voto della città metropolitana è all'interno della consigliatura, non è il cittadino che vota, il cittadino vota il consigliere comunale, poi il consigliere comunale viene votato all'interno dei consiglieri, e anche questo bisogna fare attenzione, che quando si vota il consigliere comunale si vota il consigliere, ma si potrebbe anche votare in prospettiva il consigliere della città metropolitana. Se dobbiamo parlare di Locri, non possiamo non parlare di ospedale di Locri, che è un capitolo insomma abbastanza imponente. Figurativamente è come una saponetta che abbiamo in mano, che ci sta sfuggendo di mano. Come possiamo raffigurare la cosa? Ospedale di Locri, ormai abbiamo detto, ridetto mille cose, non si è voluto fare un ospedale SPOC che aveva la possibilità di dare dignità al territorio, un territorio di 140.000 abitanti, e chi doveva impegnarsi in questi anni non si è impegnato, è stato lasciato in mano agli eroi, che chiamiamo gli eroi, che sono i medici e i paramedici, insomma tutti chi lavora all'interno, eroi all'interno, senza ad affrontare con tutta l'utenza ospedaliera, e nessuno ha fatto niente. Una guerra intestina all'interno del centro-sinistra, tra Oliverio, presidente della regione, e il commissario nominato dallo stesso governo. Il dato è tratto. Quando noi abbiamo una regione Calabria di centro-sinistra, abbiamo un governo di centro-sinistra, non sono riusciti a risolvere il problema non solo di Locri, ma della sanità, di Locri in modo particolare. La guerra veniva fatta ad Oliverio, da chi veniva fatta? Non dai cittadini, non dagli avversari, anzi gli avversari davano le proposte, ma veniva fatta all'interno del PD stesso. Quindi questo è quanto. Noi partiamo con 20 milioni di euro della ristrutturazione dell'ospedale di Locri, ad oggi non abbiamo risorse per 13-14 milioni e non siamo partiti. I 9 milioni e mezzo di euro per la Casa della Salute, per convertire l'ex ospedale di Siderno, che è stato l'unico ad ospedale chiuso in tutta la provincia, perché né Melito né Palmi ne hanno comunque lasciato, né Oppido hanno lasciato un presidio, l'unico ospedale che si è adeguato a quella maledetta legge che è stata votata quella notte alle 2 di notte contro i nostri territori, doveva essere riconvertito nella Casa della Salute. 9 milioni e mezzo ad oggi non c'è stato fatto. Voi tutti questi anni avete steso più e più volte il tappeto rosso, che si è quasi consumato, no? A tanti autorevoli politici, ministri eccetera eccetera, nella vostra Locri, in Locri, ma se dobbiamo additare responsabilità gravi a qualcuno, a qualcosa, lei, facendo un flashback insomma, andando a rivedersi il film di questi ultimi anni della Locride, a tutti coloro, la più grande presa in giro, a tutti coloro che sono venuti da noi, ma non solo da noi, hanno preso in giro
i cittadini, hanno preso in giro un territorio intero. Le stesse problematiche le abbiamo a Lodi, ma abbiamo anche all'ospedale. Ad esempio il sindaco non un mese fa circa ha proposto a chi l'ha visto di occuparsi del premier Conte, no? Ma Conte quando non è venuto, so se ha scritto, perché Conte, lui solitamente scrive il bambino Gesù Conte, addirittura, ma quando è venuto Conte ha detto che sarebbe tornato, su, che sarebbe tornato a gennaio, non ha identificato l'anno, ha detto gennaio, quindi vediamo se arriva questo gennaio, perché a gennaio tornerò. Non è tornato a gennaio perché non aveva messo nello specifico, non ha detto l'anno. Ma Conte, Conte sì, Conte no, qua non è un problema solo di Conte, non è un problema di un governo, qua è un problema politico reale, politico, un problema regionale che non si è saputo interfacciare con chi di competenza. Avere un ospedale commissariato da anni, avere un bilancio che fa acqua da tutte le parti, tenga conto che noi come ospedale dei Locri, parlavamo prima della nostra amministrazione, noi abbiamo devono pagare al comune di Locri i rifiuti e l'acqua, cioè noi non hanno mai pagato, se non in un contenzioso 2 milioni di euro di acqua, non hanno mai pagato, non ci hanno mai pagato l'acqua e mai i rifiuti. Ci siamo rivolti alla terna, ci siamo rivolti al commissario, tenga conto sono soldi che non ci sono nemmeno in bilancio. Avete aggiustato l'utenza idrica, anche quella era insomma un'enorme falla degli anni precedenti e le amministrazioni anche precedenti. L'utenza idrica, noi continuiamo ad avere problemi perché ci sono zone dove la... Quanta gente non censita ancora secondo lei potrebbe esserci? Ma, ed è un enorme problema questo. Ma ci sono, allora questa va vista su più parti, c'è gente non censita, c'è gente che ancora non che utilizza l'acqua e non voltura perché è in testa al parente che era morto e quindi ritiene di non dover pagare l'acqua. Noi anche su questo stiamo facendo un buon lavoro e di già regolamentazione. Assolutamente sì, abbiamo fatto la fotografia reale di quello che abbiamo su Locri e partiranno delle lettere, saranno invitati tutti i cittadini a venire non al comune, ma perché abbiamo c'è una società che si occupa, la Novito Acque, che si occupa di questo servizio, saranno invitati dalla stessa società a spiegare la situazione e quindi a porre rimedio su questa situazione prima di intervenire. Poi ci saranno i controlli, eventualmente le verifiche. I controlli già li abbiamo fatti, noi stiamo cercando c'è una prima mappatura, no? Con il cittadino per capire qual è la problematica. Poi in base al dichiarato ci sarà magari. Poi in base a quanto è dichiarato, in base a qual è la problematica, poi si interviene. Non interveniamo immediatamente alla chiusura dell'acqua, perché quando una situazione che non è stata mai gestita negli anni, non possiamo improvvisamente intervenire. Quindi noi abbiamo deciso come amministrazione. Poi parliamo di acqua pure, che parliamo. Benissimo. Abbiamo di deciso come amministrazione e quindi abbiamo suggerito alla ditta di questo è il nostro indirizzo politico, di convocare il cittadino che è sulla problematica, di interfacciarsi col cittadino e di trovare seduti a un tavolino la soluzione sul mancato pagamento, sulla mancata voltura e quant'altro. Dopodiché, se non si riesce superate questi step, se non si riesce a superare, allora andiamo con le maniere forti, cosiddette maniere forti, si arriva pure alla chiusura dell'acqua, cosa che noi vorremmo scongiurare, perché sapete benissimo cosa vuol dire tutto chiudere ciò l'acqua. Premesso, da quant'è che parliamo non lo so, tutto ciò premesso, è chiaro che assumono anche belle cose che si sono dette anche in questo stesso, in questa stessa tribuna, trasmissione, un'enorme importanza il voto di gennaio. E cosa dovrebbe accadere? Perché insomma ci sia anche un riflesso, un voto di gennaio, un raggio di sole anche per la comunità di Locri e per questo intero territorio. Un voto di gennaio, c'è una scadenza naturale, quindi dovevamo votare già a novembre, invece abbiamo altri due mesi in più, voteremo il 26 di gennaio. Conosciamo tutti quali sono state le dinamiche politiche sia all'interno del centrodestra piuttosto che all'interno del centrosinistra. Lei giova ricordare Fratelli d'Italia. Sì, noi abbiamo fatto abbiamo messo in campo un progetto politico come amministrazione, domani dovrebbero esserci le ufficialità, insomma, quindi ancora c'è il massimo riservo, ma comunque siamo là. Abbiamo messo in campo e metteremo a disposizione la nostra esperienza politica, metteremo a disposizione il modo di come abbiamo fatto politica in questi anni, a disposizione della provincia di Reggio Calabria e in modo particolare del nostro territorio. Il nostro territorio che continua a non avere rappresentanti sul territorio, ad avere rappresentanti che arrivano
sia da Reggio Calabria o da altre zone, ma non arrivano dal nostro territorio, certo, da Locride, certo. Ci sarà sicuramente un'ampia scelta di candidati sulla Locride, poi ognuno, il cittadino, con coscienza andrà a votare quale secondo lui, pensate, siamo a 12 giorni dalla chiusura delle liste, il miglior candidato o i migliori candidati da farsi, certo, rappresentare. Noi porteremo avanti la nostra, ma l'indirizzo politico progetto, che dovrebbe esserci, dovrebbe, ma l'indirizzo verificarsi, ecco. L'indirizzo politico non possiamo, sgombriamo il campo, non possiamo non puntare subito sulla soluzione sulla sanità, intanto per la problema della sanità, ma non è solo il problema della sanità, abbiamo diversi problemi dall'ambiente. Noi ogni inizio estate, durante l'estate per esempio, parliamo della depurazione, anche in questa emittente le prime cose a giugno o a luglio iniziamo a parlare di depurazione, che non possiamo risolverla a valle ma va risolta a monte, e chi la deve risolvere? Risolvere la Regione Calabria. E quindi abbiamo bisogno, il problema del lavoro che manca su questo territorio, il problema delle infrastrutture che in questo territorio, il problema dei collegamenti. Noi la Locride siamo l'unica zona che non siamo elettrificata per quanto riguarda, andiamo tutti a prendere il treno a Rosarno, quindi con Massimo dobbiamo trovare chi ci accompagna oppure trovare un mezzo pubblico per andare a Rosarno, quando tranquillamente ognuno nella nostra città, e chi, basta guardare bene, chi ha anticamente poteva, ha progettato le nostre, sotto casa le nostre, passa sotto casa, perché passa al centro di ogni città. Se lei guarda bene da Locri a Siderno piuttosto che ad Ardore, a Roccella, la città, la stazione trova al centro della città, certo. Quindi chi ha pensato negli anni ha pensato bene, poi chi è venuto successivamente non ha fatto nulla, e non possiamo non ripartire dalle infrastrutture, non possiamo partire dalle strade, certo, dalle comunicazioni, dalla 106 che ferma a Roccella da un'altra parte e a Locri dall'altra parte, come non si può immaginare a non continuare con la nuova 106 fino a Palizzi, dove adesso c'è il collegamento che poi si collega sul Medio Subuova e sul Medio Porto Salvo, e su queste cose che ci chiedono i cittadini. Se riusciamo a mettere in campo, e ci saranno dei nostri rappresentanti, ci saranno i rappresentanti del territorio che possono rappresentare quali sono le esigenze del territorio e non solo gli interessi regini piuttosto che cose. L'ho detto prima riferendo alla città metropolitana, ma ora è arrivato il momento che la gente si svegli, prenda quella matita quel giorno del 26 e faccia una scelta. Qual è la scelta migliore? Ma la faccia ricadere soprattutto sul territorio, con i propri rappresentanti. Non ancora ci sotto questo lamentare. Aspetto, ancora per questo argomento, mancano 12 ore alla consegna, quindi alla conoscenza completa di tutti i candidati, ma già si ha la conoscenza dei leader delle varie coalizioni. Tutto quello che è accaduto, come lo rileva, come lo giudica, ad esempio nel centrodestra, no? Questo Occhiuto che deve fare passi indietro, Oliverio che deve fare due passi indietro, quello che è accaduto, secondo lei ci sono gli uomini giusti al posto giusto? In casa del centrosinistra io ancora non ho mai capito. Da dove partiamo? Da dove vuole partire? Partiamo dal centrosinistra, che è la parte ancora che sta governando. A parte di Oliverio, io sul piano non so politicamente cosa hanno contestato ad Oliverio, perché adesso ho sentito non si candida più Oliverio, c'è in campo Calliope. Ma sul piano politico io non ho mai capito cosa la sinistra stessa contesta ad Oliverio. Contestano problematiche giudiziarie, ma sul piano politico non hanno contestato nulla. C'è tantissimo da contestare, diciamo noi del centrodestra, ma io parlo all'interno del centrodestra. Diciamo comunque una giustata c'è stata, perché il passo indietro, ma poi anche quello di fare il desiderio di fare unità. Ma un passo indietro per fare di quale unità stiamo parlando? Stiamo parlando di un'unità di 5 anni. Perché fino a 5 giorni fa c'era due centrosinistra e due centrodestra. Di 5 anni di fallimento. Stiamo parlando di un'unità di 5 anni di fallimento, di gente che fino all'altro giorno continuava a predicare per Oliverio, 5 anni di fallimento della giunta Oliverio, 5 anni che adesso mi auguro non ci saranno con Callipo, bravissima persona, un imprenditore stimatissimo, ma che al momento, se si schiera con questa parte politica, ha già perso. Vince il centrodestra? Può darsi, qualcuno dice vince per demerito degli altri, e anche questo può darsi che è vero, vince per demerito. Poi la vittoria dobbiamo comunque guadagnarcela governando nei prossimi 5 anni. Occhiuto sì, Occhiuto no. Occhiuto sarebbe stato non un buono, un ottimo candidato per il centrodestra. Certo. Non ci credo che il passo indietro di Occhiuto è stato fatto perché ha
è stato dichiarato dissesto al comune di Cosenza, perché ritengo che Occhiuto non abbia nessuna responsabilità sul dissesto di Cosenza. Ha sicuramente subito, come tutti gli altri, come tutti i comuni, la problematica economica che tutti i comuni, da Roma a Milano, piuttosto che a Catania, piuttosto che a Locri, il problema economico. Ha saputo lavorare, è sotto gli occhi di tutti che Cosenza è una delle città più belle della Calabria, dove c'è la raccolta differenziata è al massimo sul piano culturale, sul piano anche urbano, insomma c'è poco da dire al politico Occhiuto. Perché? Perché qualcuno ha evidenziato qualche problematica che al momento non c'è sul piano giudiziario, ma ci potrebbe essere. Quindi questo vuol dire che se fra un anno vanno a maturazione qualche problematica giudiziaria, torniamo a voto. E questo è un problema che hanno tutti, no? Sì, però noi di centrodestra, noi dobbiamo dire che consenso di responsabilità. È un mezzo facile da usare, quello della mannaia giudiziaria. Ma consenso di responsabilità, noi dobbiamo dire una cosa, che non possiamo, noi siamo già in ritardo, non ci possiamo permettere a distanza di un anno di tornare al voto. Io mi auguro e sono sicuro che il sindaco di Cosenza risolverà brillantemente quegli ipotetici problemi giudiziari che al momento non penso che abbia nemmeno in via giudizio, insomma siamo solo nella prima fase, sì. Perché ritengo che Occhiuto è una persona da recuperare per la Calabria, non recuperare per, non solo per Cosenza, per tutti, lo è già il fratello che è all'interno di Forza Italia e quindi con sicuramente un uomo di spessore sul piano politico, anche Occhiuto merita di tornare in campo con ruoli con Senta, ruoli diversi. Piuttosto tutta questa ingerenza che credo che non si sia mai registrata, no? Noi abbiamo atteso fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo giorno, insomma, che si decidessero a Milano, ad Arcore, a Roma, i segretari nazionali. Finché percentuale è un guaio questo per la Calabria, per i calabresi? È un guaio la mancanza dei partiti radicati sul territorio. Non possiamo continuarci a presentarci col cappello in mano, perché se noi continuiamo a presentarci col cappello in mano dai leader delle cose, noi facciamo un errore. Noi dobbiamo dimostrare di essere uniti, di essere una forza all'interno della Calabria, ma lo dobbiamo dimostrare veramente, non con le parole, ma con i fatti. Fino ad adesso non l'abbiamo dimostrato e quindi siamo purtroppo costretti ad aspettare l'ok più di Berlusconi piuttosto che della Meloni, piuttosto che di Salvini, e questo è un mio colpa. Quindi se non vogliamo arrivare a questo, dobbiamo dimostrare di saper governare il territorio, di saper governare i territori. Se sappiamo fare questo, non possiamo arrivare domani mattina a dire ma perché ce l'ha detto Salvini piuttosto che Invernizzi, piuttosto che la Meloni, piuttosto che Berlusconi. È dal basso che dobbiamo iniziare. Se siamo bravi a costruire questo processo politico, ognuno all'interno dei propri partiti, poi possiamo anche dire la nostra. Ritengo che al momento siamo impreparati su questo e quindi purtroppo subiamo anche queste. Ora facciamo una cosa, sei nato, perché ne abbiamo parlato, ma la gente vuol pur godersi in voglia con delle immagini quello che sta accadendo di bello a Locri in questo momento. Abbiamo adesso una clip su Locri on Ice, così noi prendiamo fiato e prendiamo anche un sorso d'acqua e poi battute finali e magari qualche augurio che non guasta in questo periodo ovviamente molto sospetto. Locri on Ice. Locri on Ice è questa sera, anche perché Locri, il Natale, la festa dei bambini, dei ragazzi, ma la festa di tutti, anche a Locri on Ice abbiamo il nostro vescovo, Monsignor Francesco Oliva. Il Natale è la festa dei ragazzi, ma anche degli adulti, e Locri on Ice è la festa di tutti. Certo, io credo che ci siano tutti gli ingredienti per una serata di festa qui, ed io, sapendo che c'era questa bella festa a San Luca, ho interrotto prima le funzioni e mi trovo qui adesso a godere questo momento bello. Senta, monsignore, poi avremo modo anche di incontrarla per quanto parlare prettamente di Natale, ma il Natale abbiamo visto questo suo viaggio partito proprio da San Luca e in giro per la Locride. Che Natale vorrebbe per la Locride? Sì, qui abbiamo i ragazzi, abbiamo i giovani che si divertono. Io vengo da un altro mondo, un'altra realtà, è la realtà della sofferenza, della disabilità, delle povertà, e credo che anche da quella sponda, da quella prospettiva, si può vedere un mondo diverso, ma credo che le cose vanno messe insieme, gioia, fatica, speranze e anche sofferenza. Il Natale è Natale, quando arriva, ma Locri on Ice è Locri on Ice.
detto in parole molto spicciole, se me lo consento, non c'è trippa per gatti. Assolutamente, un evento ormai consolidato, riuscitissimo gli anni scorsi, quest'anno ancora più bello, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, ma soprattutto degli assessori della Sezione Fontana e del Consiglio di Pumbaca, che hanno veramente tutti i dettagli per una manifestazione che dura un mese con tantissimi eventi dedicati ai giovani, alle famiglie, ai bambini, con un Logan Ice Baby dedicato appunto al trentennale della Convenzione ONU diritti dell'infanzia, quindi veramente tante belle iniziative, un evento che piace, che attrae tantissima gente. Oggi abbiamo avuto questa bellissima sorpresa del nostro vescovo da salutarci e quindi diciamo che siamo contenti con l'amministrazione, perché è veramente un evento ben riuscito, diciamo un investimento fatto bene, soprattutto tanta allegria e una città che piano piano reagisce, va avanti ed è quello che vogliamo, diciamo un sogno che piano piano stiamo realizzando. Bravo, anche perché lei ha detto la parola giusta, piano piano. Io ricordo l'Occhio Nice partito, come poi tutte le manifestazioni, un po' in sordina, da un piccolo spazio ampliato quasi un'intera piazza e più di una piazza negli anni. Partito quasi per gioco, abbiamo messo la pista di pattinaggio, qualche stand per fare i mercatini di Natale e poi piano piano abbiamo capito che c'erano le condizioni per realizzare veramente un villaggio natalizio fatto in un certo modo. Quest'anno penso che siamo al top, 3.000 metri quadri coperti, tantissimi stand, una pista di pattinaggio molto bella e grande e soprattutto tantissimi eventi. Un mese di grandi eventi che attrae tanti cittadini della Locride e questo, ripeto, è una cosa sicuramente positiva. C'è dietro un grande impegno, un grande sacrificio, però poi alla fine tutto viene ripagato dall'apprezzamento dei cittadini, della gente, del popolo della Locride. Perché è tutto chiuso. Oh, rieccoci, no, stavamo parlando dei vari capannoni, Locrio Nice, eccoci qua nuovamente. Allora vogliamo lanciare un altro spot, noi lo facciamo qui figurativamente qua in studio. Quanto dura ancora e come durerà ancora Locrio Nice? Ma durerà fino al 6 gennaio. Ecco. E quindi ripeto, sempre per quanto riguarda i bambini, ci saranno per i meno giovani, poi per i ragazzi. Aspettiamo tutti la notte di Capodanno come ogni anno, quindi ci saranno sorprese per il 31, ma non finisce il 31 perché ci saranno diversi appuntamenti fino al 6 gennaio. Vedo, si può arrivare a Locro Nice, c'è qualcosa di diverso. Si può andare alla bellezza e può andare in qualsiasi orario. Cioè non devi scegliere un orario, puoi tranquillamente in qualsiasi momento tu trovi un'offerta che c'è se vai con i bambini c'è una fascia oraria, se vai con meno giovani un'altra, se vai con lo spirito giovanile vai dalle 11 in poi e ti diverti. Allora siamo nell'ultimo tratto, noi praticamente abbiamo sorvolato un po' diverse argomentazioni, però qualcosa insomma non abbiamo ben focalizzato. Ad esempio testè si parlava di regionali, non possiamo non parlare della leader, perché si è parlato del leader del centro-sinistra, la Santelli, dobbiamo fare un passaggio veloce, sì? Assolutamente sì, Iole Santelli ha trovato la sintesi di quello che dicevamo prima, si è messa in prima persona, in prima linea per poter dare un futuro a questa Calabria, è stata vice sindaco anche del comune di Cosenza, deputato insomma sul piano nazionale, quindi poteva tranquillamente mantenere stare dove stava, cioè non aveva motivo politico diverso se non il bene per la Calabria, quindi ha fatto un ulteriore sacrificio candidato in un momento particolare per la regione, perché non fa il governatore della Lombardia, il governatore della Calabria con mille problemi. La prima sa ad essere consapevole sicuramente Iole Santelli, che io ho conosciuto in questi anni, una digestionista, è una che decide, è una che tutto gli possiamo dire su è brava sul piano della legalità, non ha mai avuto non c'è qualcuno che può imputare a Iole Santelli un problema diverso, un qualcosa di diverso, sfido chiunque degli avversari di dire questo per Iole Santelli, e in una regione come la Calabria ritengo che il 50% è già fatto. Oggi quando si presenta una faccia non nuova ma pulita nel senso che è rimasta in politica in questi anni e non è stata scalfita da niente e da nessuno sul piano della magistratura, il che vuol dire che è già una garanzia per i calabresi, questo è che già garantisce noi
chi si candida, ma andrà a garantire sicuramente i cittadini. E questo che ci chiede. La semplice riflessione, se no sembra uno spot elettorale. Un'altra cosa che abbiamo parlato di comuni, mettersi assieme, fare un gioco di squadra, sì è vero, ma ecco, sotto questo aspetto però ci sarebbe da dire perché c'è una sorta di disgregazione sociale per quanto riguarda questo lembo di terra. E lo so, e torniamo là, torniamo sulle problematiche di come stare assieme. Se i 42 comuni della Locride, sì, nell'assemblea dei sindaci, non riusciamo a fare sintesi. Anche qui Sparta ride e Atene piange. Ho capito, piange. Se non riusciamo a fare sintesi e siamo legati solo e esclusivamente al colore politico, al partito, invece di spenderci sul problema, al di là di chi ci governa, al di sopra di noi, noi falliamo. Poi puntualmente saremo indirizzati dal partito leader di turno a dirci quello che deve fare. Questo non dobbiamo fare. C'è per caso in quello che dice una sorta di una vena polemica, ecco, ad esempio all'interno del comitato dei sindaci si è andato più ad accontentare il partito che accontentare, voglio dire, ma quando un'assemblea della dei gente sindaci non esce all'unanimità ad esprimere all'unanimità il proprio candidato, il proprio rappresentante, ma di che cosa parliamo? Ma come volete che ci giudichi il cittadino comune? Cittadino comune che ci giudica sui fatti, su quello che vede. Andiamo addirittura in diretta a vedere quelle cose, voto sì, voto no, maggioranza non assoluta, ma maggioranza relativa. La maggioranza là si divide, là c'è da dividersi i problemi, non c'è da dividersi il pennacchio, non c'è da dividersi l'incarico. Chi pensa all'incarico. Quindi le metto le parole in bocca, ha vinto il partito e non la gente, magari. Ma perde la gente, ma può anche vincere il partito, ma dobbiamo far vincere la gente, dobbiamo essere coscienti. Sicuramente il sindaco di Cavolonia potrebbe essere la migliore in assoluto, ma non sarà mai la migliore in assoluto quando non ha la maggioranza assoluta, la maggioranza di tutti, deve avere il conforto di tutti. Ma dopo aver fatto una sintesi, non si può andare avanti a colpi di maggioranza in un'assemblea dei sindaci. Non siamo un consiglio comunale, non siamo nei nostri consigli comunali dove ognuno detta la propria linea politica. Là governiamo le problematiche del territorio, che sono le problematiche di tutti. La problematica dei rifiuti che parlavamo prima non ce l'ha solo Locri, ce l'ha Locri, Cavolonia, Siderno, Roccella, tutti insieme. La problematica della depurazione non ce l'ha Locri, Siderno e Cavolonia, no, ce l'ha Locri, Siderno, è un problema di tutti. La problematica della sanità è un problema che tocca assolutamente. È un problema di sempre. Di sempre, è un problema che tocca a tutti. E secondo voi questi problemi hanno colori politici? Siamo in un'assemblea? Ci ridicolizziamo di fronte ai nostri concittadini? Io vi lascio con questa riflessione. E poi ci giudicano. Poi, se ci lascia in un'altra maniera, perché dobbiamo chiudere, perché è tardi veramente. Allora, abbiamo sforato, ma abbiamo cominciato anche in ritardo. Ripeto ancora una volta, perché si ponesse solo la visione, perché c'è stato il consiglio comunale che si è protratto e quindi abbiamo cominciato qualche minuto di ritardo. Allora, solitamente a fine anno si fanno gli oroscopi, no? Sono chiaro di fare l'oroscopo, insomma, una piccola previsione su tutto quello che si è detto anche per Locri, per il territorio, per la regione. Mi racchiuda in un paio di minuti tutto quello che vuole, augurando magari come vorrà sicuramente. Auguriamo un sereno anno a tutti, insomma, una buona fine di anno, un buon inizio, ma soprattutto l'augurio va alla Calabria intera, alla provincia di Reggio Calabria in modo particolare, che il 27 di gennaio si svegli con un'aria diversa, con una consapevolezza diversa, al di là del colore politico che andrà a vincere, che uscirà dalle urne. Chi andrà a governare questa Calabria dovrà governarla con la testa, ma anche col cuore. Non si può governare solo per come si è fatto in questi anni, per pochi intimi. I problemi sono di tutti, chi andrà a governare governerà la regione Calabria, e si può governare partendo dal basso, dando forza ai comuni, non dando responsabilità ai comuni. I comuni sono quelli che intercettano le problematiche, i comuni sono quelli che risolvono le problematiche, sono chiamati a risolvere le problematiche. Quindi se la regione, piuttosto che la città metropolitana, si metterà in testa un giorno, se vorrà farlo, che la forza maggiore del territorio sono i comuni, e quindi governando bene i comuni, attraverso i comuni da forza, il 50, il 60% dei problemi è fatto. Poi governare la sanità, poi quando si parla sulla sanità sono cose completamente diverse, se la guarderà con Roma, si siederà al tavolo su Roma, ma sulle problematiche giornaliere bisogna assolutamente dare forza a tutti i comuni, perché sono loro i custodi del territorio, sono loro che difendono il territorio, sono loro che possono cambiare il futuro di questa regione, e in modo particolare la provincia. Dopodiché, se riusciamo a trovare una soluzione per non far andare via i giovani, ma soprattutto per farli tornare, per fare tornare i giovani nella nostra terra.
e su questo c'è tanto da lavorare. Quindi questo è l'augurio che mi sento di fare. Auguri alla terra, auguri a Locri, auguri a Raffaele Senato, vice sindaco di Locri. Adesso andiamo tutti quanti a Locri on Ice. Dai, alziamoci e andiamo a Locri on Ice. Grazie, a domani. Grazie a voi. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.